noi dal punto di vista tecnologico ci occupiamo di computer vision, quindi però è ovviamente declinata su un ambito molto particolare che si aggancia al nostro background come ingegneri del Politecnico nell'ambito civile. Noi ci occupiamo di analisi immagine, analisi video, per estrarre da queste immagini, questi video, informazioni meteorologiche e ambientali. Quindi di fatto noi trasformiamo le comuni telecamere di videosorveglianza attraverso un software in dispositivi capaci di misurare e vedere, misurare le condizioni meteorologiche correnti di fronte al dispositivo. E i vostri interlocutori sono quindi quasi necessariamente grandi aziende? Sì. Con chi state lavorando e in che ambito? I nostri interlocutori sono, per fortuna e anche purtroppo, grandi aziende, e sono i gestori delle grandi infrastrutture italiane, quindi delle grandi dorsali che attraversano l'Italia e attendono anche tutti i paesi del mondo, le strade, quindi i gestori di strade come l'ANAS, i gestori degli elettrodotti, tutti coloro che hanno già un'infrastruttura videosorvegliata, quindi hanno già le telecamere, a cui noi aggiungiamo questa intelligenza perché possono avere una visione capillare sulla loro infrastruttura da un punto centrale anche sulla periferia di cosa sta accadendo a livello meteo, quindi eventi che possono in qualche modo interrompere il servizio oppure mettere a repentaglio gli utenti dell'infrastruttura, quindi non so, gli automobilisti banalmente, per abilitare funzioni decisionali, quindi supporto a decisioni da sala di controllo, ma anche funzioni di manutenzione predittiva, quindi interventi molto molto on time su fenomeni che possono creare problemi all'infrastruttura. Quindi sostanzialmente voi avete costruito degli algoritmi che, diciamo, donano intelligenza all'infrastruttura di videosorveglianza che già c'è, già è presente, quindi esatto. Diciamo che non c'è un investimento fisso elevato da sostenere. Esattamente, non è un investimento in hardware, è proprio un utilizzo opportunistico di un hardware già esistente, di un'infrastruttura già esistente. Ci piazziamo tra l'altro o su telecamera per l'elaborazione o sui server del cliente, per aggiungere effettivamente soltanto un aspetto software, una componente software che abilita una rete di telecamere a funzionare come una rete di stazioni meteo. Praticamente voi analizzate, non so, quanta neve sta scendendo, qual è il livello di visibilità di una strada, quanto vento per... Noi analizziamo, siamo partiti analizzando i fenomeni di precipitazione, quindi pioggia, neve, grandine, e ci siamo allargati poi a funzionare sempre di più come una stazioncina meteo appunto non dedicata, e analizziamo appunto presenza di vento, abbattimenti di visibilità, quindi nebbia oppure fumo oppure tempesta di sabbia, quindi un meteo allargato, diciamo, e poi con una declinazione anche sull'infrastruttura, quindi non solo meteo ma anche impatto del meteo sull'infrastruttura, quindi quando comincio a depositare la neve sulla strada, per cui innesco del deposito per decidere se mandare o meno un mezzo spartineve, oppure se c'è il rischio di ghiacciamento, o cose ancora più collaterali, quindi se la vegetazione sottoposta al meteo può dare problemi sull'infrastruttura, cose un pochettino più strane. Modello di business, as a service e licenza? Modello di business è al momento misto, come tutte le startup by opportunity, as a service o licenza, a seconda del cliente, a seconda dell'esigenza finale, quindi chi ha bisogno di una fruizione e di un contatto diretto con la nostra piattaforma lo fruisce as a service, chi lo integra invece nei suoi sistemi e appunto integra un software con la sua licenza, chi fruisce semplicemente un flusso di dati lo integra attraverso le nostre API e quindi è un acquisto di dati sostanzialmente. Modello ancora composito che si sta strutturando nel tempo e che sicuramente andrà a convergere su qualcosa di più strutturato nei prossimi anni. E nei prossimi 5 anni come vi vedete? Nel senso, avete dei brevetti, intendete valorizzarli completamente stando sul mercato e lottando, crescendo, oppure quale altra strada state individuando insieme ai vostri nuovi partner anche esatto. Finanziari? Ma allora abbiamo dei brevetti, abbiamo 3 famiglie di brevetti che sostanzialmente coprono tutti gli ambiti che abbiamo sviluppato sulla parte software e costituiscono sicuramente un asset molto importante per la società, che però continuerà a stare sul mercato e a cercare di valorizzare tutta l'iniziativa nel suo complesso. Abbiamo annunciato proprio ieri l'ingresso di due nuovi fondi in Waterview, che sono Progress Tech Transfer e Lifty, che ci aiuteranno proprio a portare avanti questa strategia di crescita. Quindi ci vediamo nei prossimi 5 anni sicuramente
vediamo un passaggio dalla scala italiana con i primi sguardi verso l'estero ad una scala internazionale, anche perché non ci sono barriere in realtà alla nostra tecnologia, e tra 5 anni magari ci vediamo anche venduti a qualcuno di più grande. Auspicabilmente, mi sembra di cambiare. È difficile avere a che fare con le grandi imprese, cioè chiudere i contratti, quali sono le difficoltà che affrontate? Sì, è veramente molto complicato, la difficoltà è il tempo, cioè il tempo che la startup non ha e che la grande impresa ha. Sono i processi interni di acquisto, dell'innovazione presso i nostri clienti, che sono appunto la ANA, Sterna, sono tempi che hanno durato almeno un anno, che per una startup è un'eternità, e quindi avviare questo volano effettivamente poi è quello che rischia di farti morire nel frattempo, no? Per cui c'è un equilibrio molto fragile tra riuscire ad catturare il cliente, che poi quello che dimostra verso all'investitore la validità dell'iniziativa, ma allo stesso tempo sostenersi con capitali di rischio, perché il cliente l'hai catturato solo per un lembo della camicia, per cui è effettivamente un equilibrio molto fragile. E i bandi europei, i bandi regionali, voi vi state strutturando anche per interagire, rispondere a bandi? Ma allora, strutturando è una parola grossa per una startup, ma abbiamo sempre usufruito di questi strumenti, perché un po' per il nostro background accademico, noi i 3 fondatori di Waterview sono 3 ricercatori del Politecnico che poi hanno abbandonato, e quindi ci siamo sempre in qualche modo, siamo stati abituati fin da sempre a partecipare a bandi europei. SME Instrument ha vinto già nel 2016, per cui abbiamo usufruito di tutti i mezzi possibili e immaginabili. Continuiamo a partecipare anche a appunto opportunità regionali, in cordata principalmente, perché la struttura interna non c'è, ma non è escluso che appunto si darà maggior peso a questa componente, avendo qualche opportunità in più anche a livello economico. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.